Come ringhe in scatola. Erano i cinesi che non muoiono mai, gli eterni che si passano i documenti l'uno con l'altro. Ecco dove erano finiti. I corpi che le fantasie più spinte immaginavano cucinati nei ristoranti, sotterrati negli orti d'intorno alle fabbriche, gettati nella bocca del Vesuvio, erano lì. Ne cadevano a decine dal container, con il nome appuntato su un cartellino annodato ad un laccetto intorno al collo. Avevano tutti messo da parte i soldi per farsi seppellire nelle loro città in Cina e si facevano trattenere una percentuale dal salario. In cambio avevano garantito un viaggio di ritorno una volta morti, uno spazio in un container e un buco in qualche pezzo di terra cinese. Quando il gruista del porto mi raccontò la cosa, si mise le mani in faccia e continuava a guardarmi attraverso lo spazio tra le dita, come se quella maschera di mani gli concedesse più coraggio per raccontare. Aveva visto cadere i corpi e non aveva avuto bisogno neanche di lanciare l'allarme, di avvertire qualcuno. Aveva soltanto fatto toccare a terra il container e decine di persone, comparse dal nulla, avevano rimesso dentro tutti e con una pompa ripulito i resti. Era così che andavano le cose. Non riusciva ancora a crederci e sperava fosse un'allucinazione dovuta agli eccessivi straordinari. Chiuse le dita coprendosi completamente il volto e continuò a parlarmi piagnucolando, ma non riuscivo a capirlo. Tutto quello che esiste passa da qui, qui, dal porto di Napoli. Non v'è manufatto, stoffa, pezzo di plastica, giocattolo, martello, scarpa, cacciavite, bullone, videogioco, giacca, pantalone, trapano, orologio che non passi per il porto. Il porto di Napoli è una ferita, larga, punto finale dei viaggi interminabili delle merci.